Proviamo a far curvone. Senza scala. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Santos in Magic pure qui. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, bentornati su Assetto Corsa. Se mi seguite su Instagram avete visto che l'altro ieri, mi pare o due giorni fa, non mi ricordo, comunque ho messo una foto della nuova Ferrari 296 GT3 perché la stavo provando e stavo testandola per fare un confronto con la sua predecessora, insomma quella che c'era prima, che è la Ferrari 488 GT3. Come sapete è una macchina con cui ho un rapporto particolare perché ho portato dal vivo la versione stradale proprio a Vallelunga, che è la pista dove stiamo oggi. Quindi mi è venuto in mente di confrontare la vecchia 488 GT3, che poi vecchia non è perché di fatto è ancora quella attuale, con la 296 GT3 che esordirà l'anno prossimo. Le ho portate tutte e due a Vallelunga. Si tratta dei due mod ovviamente, però ci possono già dare un'idea di come va differentemente la 296 rispetto alla 488. Quindi adesso mi vado a fare una 5-10 giri con la 488, il tempo di prenderci feeling e riuscire a fare un giro che reputo sostanzialmente abbastanza buono, e poi andremo a fare la stessa cosa con la 296 GT3 e confronteremo i giri. Sulla 488 ragazzi penso di aver detto già tutto negli altri video che ho fatto, sia quello dedicato proprio al giro fatto a Vallelunga che in quello in cui confrontavo la realtà col gioco. Ovviamente questa qui non è la versione stradale, ma è la versione GT3, quindi cammina di più, è ben diversa da quella lì stradale, bella impegnativa come al solito, ma devo dirvi la verità, dal punto di vista delle GT3 Assetto Corsa mi sembra molto più facile di Assetto Corsa Competizione, e soprattutto la 488 mi sembra molto più facile della sua controparte dentro Assetto Corsa Competizione, dove è una vettura un po' particolare, devi riuscire a capirla per farla andare veramente forte. Queste in realtà si dovrebbe cercare di raccordarle insieme se uno ci riuscisse. Andiamo un po' larghetti, però tutto sommato sfruttiamo tutta la pista. Infatti stiamo a tirare già giù così a occhio un secondo e sette dal... quello che vedo dal delta, che adesso non mi vengono neanche parole visto che sto un po' impegnatino qui alla guida. Ovviamente ho usato l'assetto stock, ragazzi, non so manco quanta benzina sto a girare, però faremo lo stesso lavoro con la 296, quindi sostanzialmente cambierà poco. Cambio se sta un po' a ribellare, lo stiamo a maltrattare. Bella, bella, comunque si guida bene a 488, eh. Specie, ripeto, su Assetto Corsa. Su Assetto Corsa Competizione c'è un po' più di fatica perché tende a essere meno controllabile. Anche qui cerchiamo di, in uscita, sfruttare tutta la pista. Questo è un cordolo che non va tagliato, perché sennò sarti sul sarsicciotto, e il sarsicciotto a piallo non è mai una cosa buona in tutti i sensi. Proviamo a far curbone senza scala. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Santos in Magic pure qui. 37,389. Con questo si può fare proprio in pieno il curbone, eh? Mamma mia. Certo, prova a esagerare ancora, va. Visto che qui prima avevamo sbagliato, difatti in realtà il cronometro mi sta da ragione, lì si poteva fare molto meglio. Per il resto non mi pareva di aver fatto grandi errori, forse qua giù pure qualcosina. Eccolo qui l'errore, eccolo qui l'errore. Errore. Siamo andati lunghi, però avevamo sbagliato pure prima, difatti comunque stavamo guadagnando. Bene così. Però qualcosina stiamo a tirare giù, eh. Avevo detto 5-10 giri, ma qua continuo a girare solo con questa. Mi sono giocato la prima qui per cercare di frenarla meglio, per riavercela più prima, più
precisa in riapertura, però poi sono andato a sbagliare un'altra volta a Tornantino. Sta qua che sembra una S, ma non è una S. Però l'abbiamo fatta meglio di prima, infatti stiamo a guadagnare ancora. Bene così. E andiamo a riaprire. Ho tirato giù ancora qualcosa. 36,776, questo me lo tengo, raga. Dopo i giri fatti con la 488 GT3, eccoci con la 296 GT3. Ci tengo a dire che la 488 GT3 era la versione 2020 Evo, per quanto sia sempre una mod, però era la versione aggiornata, l'ultima sostanzialmente. Ma adesso andiamo con questa qui a fare lo stesso più o meno numero di giri. Ok, a frenare, frena. Comunque devo dire che a livello di sound quello della 488 mi pare un po' più coinvolgente, eh. Poi anche a livello del design io faccio un po' fatica abituarmi ai nuovi standard estetici quando c'è un cambio netto rispetto al passato, perché alla fine il 488 è stata un'evoluzione continua, e mentre questa qui ovviamente rompe tutti gli schemi col passato. Il motore è un V6 biturbo, mentre quello della 488 era un V8 biturbo. Tanto eccoci qui alla Roma, mentre ci andiamo per lanciare, andiamo a riaprire tutto il gas. Mi sembra che traction control sia decisamente più invasivo su questa. Nel frattempo, come potete vedere, la Ferrari sta decisamente a budget, intanto che ha sostituito la telecamera posteriore con un telefonino con Android Auto. Questa si fa sempre in piena. Comunque la macchina mi pare un bel po' più educata della 488. Arriviamo qui, andiamo a riapri il gas, ma continuo a dire che mi sembra molto molto più educata e composta rispetto alla 488. Hanno fatto dei lavori grossi sull'aerodinamica, da quello che ho letto, per sta macchina, ma anche sul telaio, che ha acquistato una grossa rigidità torsionale rispetto alla 488. Si parla addirittura di un 10% in più. Anche sull'aerodinamica sono stati fatti tantissimi lavori. Devo dire che l'estetica è molto bella. Forse la livrea poteva essere, premesso che ovviamente poi ogni team si farà la sua, però la livrea non è che mi abbia fatto proprio impazzì. Qui è stata un pelletto più sgorbutica. Diciamo che mo che inizia a tirare un po' di più, inizia a scomporse pure lei, scomporse, inizia a poter sentire, comunque, quando gli pare. Qui alla Roma cerchiamo di tenerla in tiro e poi andiamo a riaprire tutto. Secondo giro. 36,4, se non vado male a memoria, abbiamo già battuto il tempo da 488. Ma ancora secondo me c'è molto margine. Sembra un bel proiettile sta macchina. Potrebbe essere un autokiller quando uscirà su assetto corsa competizione, che sparecchierà come quando uscì il BMW all'inizio. Riproviamo, ultimo tentativo per fare già i giri che abbiamo fatto con la 488. Non cedemo se un giro extra, giusto per dargli il vantaggio della nuova arrivata. No, ho perso tutto qua. Ok, molto meglio. Difficile, perché a sound è difficile beccare il punto di staccata, perché il motore non c'ha un rumore riconoscibilissimo. Quando arriva a regime è cambiata. Sto a provare a una più veloce, ma mi sembra che esagerando una più veloce vado più lento. Cerchiamo di non cannare un'altra volta sto tornantino. Ok, ancora mani incrociate praticamente.
stretto stretto qui, arriviamo qui, riapriamo tutto, manca solo la Roma. Andiamo a riaprire tutto, è riuscita. Vediamo se siamo riusciti a migliorare ancora qualcosina. Ok, abbiamo tirato giù un altro decimo 70. Secondo me più di così non riesco a tirarla, raga. Ok ragazzi, 1.36, 7.76 contro 1.36, 2.87, sostanzialmente la nuova 2.96 GT3 gli ha dato mezzo secondo alla vecchia 4.88. A parte il mero discorso del tempo, secondo me a livello di guida questa è un pochettino più educata, mi è sembrata un pochettino più sottosterzante, però ovviamente non ho fatto setup, non so quanta benzina c'era sopra, insomma in generale l'ho presa e sono salite e sono andato così a parità di condizione. Dentro mi piace molto di più, mi piace il display, anche se non riuscivo a trovare il delta, non so se ci sta, a parte il fatto del telefonino, comunque mi sembra molto molto figa. Ovviamente ringrazio Sim Dream Development per avermela inviata e per usarla in questo video. Vi ricordo, Assetto Corsa Mod, la potete trovare lì in vendita, questa mod della 2.96 GT3 per Assetto Corsa, costa mi pare 4,90€. Una cosa del genere. In tutto questo aspettiamo di vederla su Assetto Corsa Competizione, dove potremmo realmente testarla contro la 488 GT3 e soprattutto contro tutte le altre, per capire quanto vada veramente forte. Voi l'avete provata? Cosa ne pensate? Vi piace sta macchina? Fatemelo sapere, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Vi ricordo di seguirmi su Instagram per sapere quando sto in live, e soprattutto perché lì porto tutta un'altra serie di cosette molto molto carine, che so diverse da quello che trovate qui su YouTube. E detto questo, non mi rimane di ringraziarvi del tempo che abbiamo passato insieme. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.